Riprendiamoci il nostro amico e nuovamente si va verso il deserto. Torniamo dalla nostra simpaticissima Lucertola Rosa, ma a questo giro non la dobbiamo combattere. Siamo qui solo per farci dare un passaggio. Aspettiamo. 3, 2, 1. Oh, ma dove siamo finiti? Pare che questo posto non sia sulla mappa. Che strano. Dove ci troveremo? Siamo all'isola del Teschio. Buongiorno a noi. Quest'isola qui ovviamente è, diciamo, contenuto segreto del gioco. Ti permette di andare in quest'area d'alto livello che ovviamente per poter avanzare ti richiede la conoscenza di molte abilità, tra cui appunto crescita, che ce la mettiamo già segnata qui. Dunque abbiamo bisogno anche di burrasca. Vediamo se c'è qualcosa. No, non c'era assolutamente nulla. Se scendiamo di qua poi possiamo risalire e in teoria, esatto, possiamo spostare questo. Vediamo cosa si nasconde qui. Un'entrata che ci porta dove? Si scende? Siamo già arrivati nella zona? Sì, di qua si inizia. Ci passiamo tra poco. Prima guardiamo in giro per tutto il resto della mappa. Che se volessi poi fare il pignolo di sto gran paio di palle, la cosa più giusta che io avrei potuto in teoria fare sarebbe stata quella di... una moneta. Wow, Majestic. Andare prima ai prossimi due fari, ovvero quello di Venere e quello di Babi, per prendere lì tutti gli oggetti, diciamo, più forti. Il resto delle armi che ci avrebbe potuto, in teoria, aiutare sia in questa che nella battaglia finale. In pratica io mi sento di essere comunque relativamente messo bene. Una foglia di menta più agilità. Chi ne ha bisogno? 231, 52. Direi assolutamente che la scelta è facile. Anche perché se tra poco a Garrett gli cambiamo la classe, l'agilità gli servirà. Quindi iniziamo la nostra discesa nell'abisso. Ogni zona, come potete vedere, ha due porte. Una d'entrata, una d'uscita e un passaggio che ovviamente non possiamo fare finché non attraversiamo appunto le suddette porte. Oh cavolo, avevo... Vabbè, usiamola, è da un po' che non usiamo mai i... come si chiama? Le evocazioni. Ecco fatto. Annegamento. Secondo me siamo comunque messi bene a livello di danni. Per questa zona parlo ovviamente. Secondo me ce la caviamo senza nessuna difficoltà estrema. 18 di danni. Cosa pensavi di fare? Siamo seri? What the? Fumo cieco. Medaglia di gioco. Bene, 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 bene. E allora siamo tutti che contenti qui. Come vedete, in questa zona abbiamo da utilizzare lo spostamento. Questa è la prima zona. Puoi venire in questa zona, diciamo, relativamente presto? Ovviamente, il momento in cui tu puoi arrivare qui in questo deserto, puoi tranquillamente farti tutti i passaggi che vuoi. Mettiamoci spostamento. Chiaramente, se ti manca qualche abilità, saranno quelle secondarie. Ecco fatto. Andiamoci a prendere questa cesta. Mi aspettavo... non lo so. Non so cosa mi aspettavo ormai. Spostiamo questa statua. Ecco qua. In teoria non posso spostarle e farle cadere. Allora, vediamo dove finiamo senza spostare un attimo la statua prima. Non ci arrivo, ecco qua. Allora, di qua non arriviamo da nessuna parte. Se passiamo da questa parte invece, eccoci qua. Dunque. Ecco fatto. Era uno shortcut quello. Vediamo, posso spostarti io? Certo che posso. No, da questa parte. Certo che posso spostarti. Ecco fatto. Così, una volta che ritorniamo lì, possiamo spostare e andarlo a prendere quell'ultima cesta.
Ecco, fatto. Quindi andiamo da... Vediamo. Da questo lato. Tac. Vediamo che cosa ci nasconde quella cesta prima. Se non fosse che in realtà ho sbagliato, dovevamo andare da questo lato. Ma ci andiamo tra poco, dopo che avremo riaperto lo shortcut. Questa era la strada giusta per poter proseguire. Tanto se è solo quella statua qua, sicuramente sarà un oggetto normale. Come se mi aspettassi qualcosa di diverso da un Mimic, forza. Annegamento. Ormai i Mimic sono all'ordine del giorno. Non mi aspetto minimamente di non trovarli. Ecco fatto. Mamma mia, se ti sta bene. Colpo sonico. Pozione. Poi inutile. Ecco fatto. Ritorniamo qua dentro. Spostiamo questo giro, questo di qua. Ecco fatto. E andiamoci a prendere l'ultima cesta. Una noce dura. Difesa. Schifo non ci fa, no? 207, 207, 96. Direi che è chiaro a chi va. Per fortuna gli shortcut rimangono ovviamente aperti. Scendiamo ancora più in basso. Questa volta dentro la porta che cosa troviamo? Troviamo due grizzly e una succube. Una giornata come le altre, insomma. Ho per sbaglio chiuso la registrazione perché si era fermata la videocamera. Abbiamo vinto facilmente. Via. Mi faccio vedere il puzzle. Abbiamo trovato qualche oggettino proprio stupido qua dentro. Allora, questo lo spostiamo qui. Chiedo scusa, non abbiamo trovato niente di che, a parte in realtà questa spada che sfortunatamente è più debole per tutti. Spostiamo questo qui. Spostiamo questo qui. Questo era veramente un puzzle stupidissimo. Ecco qua. Fatto. E infine questa qua in fondo. Ed eccoci qua. Proseguiamo la nostra discesa per l'abisso. Vediamo questo giro che puzzle ci attende e quali nemici. Lich e ghoul demoniaco, Allora, facciamo così. Questo e questo. Tu ci aumenti l'attacco e... Mia, per quanto mi dispiace, in realtà al momento è veramente inutile. Fa veramente pochissimo danno, purtroppo. Se non è per noi che aumentiamo i danni, farebbe letteralmente poco e nulla. Madonna mia. Tutte le volte che volevo che paralizzassero qualcuno col bazzo letale, non succede mai. Due di fila, in una botta sola. Bravissimi. Bravi, madonna. Vi voglio bene, ma a volte vi tirerei dei calci nel culo. Morto? No, strano. Ghiacciaio. Wow, bel colpo, bravo. Ok, sono ancora paralizzati. Quindi, uno, due, e vai. Colpo sonico. Non che mi aspettassi qualcosa di diverso. E infine... tutti quanti all out assault. Colpo sonico. Cristallo psi. Va bene. Cristalli psi che adora. Cacchio. Non ne abbiamo usato mezzo, veramente. Comunque lì c'è una chiave, due chiavi, tre chiavi. Molto sospetta la cosa. Comunque sempre saltelli si parla, giusto? Oh, ma guarda, una chiave rossa. Comunque, dobbiamo prima arrivare alle chiavi blu. Questo vuol dire che dobbiamo arrivare dall'altro lato. Andiamo da questa parte e vediamo cosa riusciamo a fare. Ovviamente la porta è chiusa. C'è qualche cesta da qualche parte? Ovviamente, sono tutte lì. Bene, bene, bene. Allora, facciamo le cose col giusto ordine. Dobbiamo ovviamente prendere la chiave rossa. La chiave rossa è quella che ci permette di proseguire. Le chiavi blu sono quelle che ci permettono di prendere gli oggetti. A meno che, aspetta, e sono io magari stupido, quelle non sono da premere. Forse sono solo da prendere.
Sono stupido! Sono stupido! Sono da prendere, non da saltarci sopra! Bravo! Tac, presa. Altra chiave blu. Io ero non so perché ero convintissimo che dovevamo andare lì e saltarci sopra. Vediamo, questa ci arrivo, ovvio. Ecco qua. Vediamo se però ci arrivo da qui. Mi sa di no, sai? No. Qua dobbiamo arrivare probabilmente dall'alto. Stessa cosa per quella chiave messa lì nel mezzo. Dobbiamo arrivare dall'alto, ovvero da qui. Tac, presa. Ecco fatto. Abbiamo spazio per un'altra chiave? No, dobbiamo usare tutte le chiavi prima allora. Ecco qua, allora, cosa nascondono questi forzieri? 333 monete. Quest'altro? Un anello fatato. Anello fatato, vediamo. Nella lotta fa da Elisir. A parte Garrett, nessuno ha degli anelli. E al momento, a parte noi, nessuno ha degli slot per poterli usare. Che in realtà mi sto complicando io la vita per nulla, perché per esempio Ivan è pieno per il semplice fatto che possiede tutte le cazzo di pietruzze che c'hai lì. Dicevo, Mia pure c'ha tutti gli oggettini lì che le occupano spazio. Altra porta con dentro un biscotto che aumentava, non me lo ricordo, i pipi massimi. Credo di doverlo dare a Garrett, sai? Facciamo a Garrett. Mia sarebbe stato utile per curare, ma in realtà Mia ora è sotto. Wow. Wow, una bomba di fumo. Guarda che bella la bomba di fumo. Eccola qua. Dicevo, Mia in teoria è sotto di PP per il semplice fatto che l'abbiamo messa con un set di Digin utile, per carità, ma che le ha abbassato un po' la statistica di PP. Ecco fatto. Tutte le chiavi prese. Porta aperta. Slot liberi. Proseguiamo. Tac, fatto. Si scende. Sapete che sono... è sempre la stessa solfa effettivamente. Dicevo, sono anni che non facevo sta zona. Come ne sono anni che non giocavo a questo gioco, palese. Però questa zona qui l'ho fatta una sola volta, perché il mio primo gameplay da bambino, chi lo sapeva che la lucertola ti faceva arrivare qui? Il secondo in realtà è stata una scoperta del tutto casuale, perché non c'era ancora così tante guide in giro per l'internet, e mi sono messo a cazzeggiare con il tornado per vedere se, come gli altri tornadi, ti teletrasportava da qualche parte. I tornadi, se tu non fai nulla, ti riportano all'ingresso del deserto. Quindi ho detto, vediamo se succede qualcosa. È arrivato qui. Chi combattiamo? Due grifoni. Ah, il grifone, tra l'altro è la prima volta che lo vediamo. Balzo letale e... No, tu, grandi impattaci, e tu, attacca. Vediamo, 48, 45, 30. Balzo letale. 260, 254, 43, peccato, non sono andato tanto lontano. Ah, però mia, 111 di danno, mica male, 111 di danno solo con un'ammazzata. Comunque guarda che non scherzi per un healer. Mica è poco, eh. Colpo sonico. Beh. Vedo che resistono i due grifoni, eh. Vedo che resistono bellamente. Dovremmo probabilmente curarci tra poco. Anzi, facciamo... Esatto. Facciamo a cambio. Che se mi faceva un altro attacco sonico, perlomeno colpiva più volte quello lì che ha più vita. Ecco qua. Annegamento. Sapete che annegamento, tra l'altro, ha una possibilità di insta-kill? Per il semplice fatto che è molto rara, ma può succedere. Va bene, qui che cosa dobbiamo fare? Ah, aspetta, vediamo se... No, non è come mi ricordavo. Ah, aspetta, ora me lo ricordo. Forse, vediamo. Sì, perfetto. E infatti, come vi dicevo, qua servono un po' tutte le abilità del gioco per poter proseguire. Bomba di sonno. Mi aspettavo un Mimic, sinceramente.
Vediamo se la mia idea è giusta. Blocchiamo questa. Diventiamo invisibili. Ok, sì. Dovevo diventare invisibile per poter proseguire. Mimic? No, 444 monete. In teoria ora... Esatto, posso passare. Tu rimani ferma. Una veste pioggia. Una veste pioggia. Veste pioggia, resiste acqua, fuoco e vento. Ma è una canottiera o è un vestito? No, è un'armatura, perfetto. 40, 30, 30, 30. La madonna, hai voglia che è utile. A chi serve di più? 19, 19, 10 e 16. Credo che il più utile al momento sia Ivan. Attiviamola, ritorniamo di qua. Visto che di conseguenza qua è tutto buio, passiamo facilmente. Questa zona in realtà, se non devi prenderti tutti gli oggetti, è una cavolata passare. Ecco qua. Shortcut aperto. A che livello siamo? Sai che non mi ricordo. Non mi ricordo neanche quanti livelli ci sono in realtà. Mi viene in mente 7, ma non ne sono per nulla sicuro. Allora, abbiamo una rare, certo, una furia e due massi animati. Vediamo chi prende più danni da che cosa. Aumentiamoci l'attacco e... visto che sono in tanti, attacchiamo con tutti. Vediamo. Ok, sti attacchi qua fanno veramente una sega di danno. Un po' bassini, eh. Un filo bassi i danni qua. Però ora possiamo attaccare tranquillamente con tutti gli altri. Ecco, fatto. Speravo in un attacco critico, no? Kaboom. Sì, impattati quanto vuoi, che tra poco siete tutti morti. Quindi questo, questo e voi due, questo qua. Morto? Colpo sonico. Resistente. Bravo. E ora fammi il piacere di morire. Colpo sonico. 1560 monete. C'è da dire che comunque questa zona di cristalli psi ce ne stanno regalando in grandi quantità. Non che ne abbiamo bisogno, a quanto pare. Allora, questo è lo stesso enigma che c'era nella foresta di Threat, ovviamente. Quindi, vediamo... esatto. 5-5-5 monete. Vediamo che giro dobbiamo fare. Dobbiamo arrivare a questo. Quindi dobbiamo spostare questo qua in fondo. Posso passare? Certo. Spostiamo questo qui in fondo. E in teoria ci siamo già, vero? Possiamo passare? Credo di sì, sì. Possiamo passare. Chiudiamo l'acqua. Come se poi fosse istantanea la cosa. Oh, ma guarda, questo verde mi ricorda molto il Game Boy Color. Oh, ma guarda, questo verde mi ricorda molto il Game Boy. Ecco qua. Abbiamo trovato biscotto, pepe, pane, una mela, la foglia. In realtà abbiamo trovato tutte le cose che aumentano tutto. Un altro equipaggiamento. No, una moneta di gioco. Sono stato fregato facilmente, tra l'altro. Ah, aspetta, fammi vedere. In teoria mi sa che qua abbiamo già il passaggio. Possiamo già passare, però prima dobbiamo scendere di qua per prendere l'altra cesta. Spostiamo questo qua in fondo. Dobbiamo arrivare qui. Questo vuol dire che questo lo dobbiamo spostare di nuovo. Questo lo mandiamo in fondo. Eccolo lì, bello lui. In teoria forse devo spostare anche questo. No, mi sa di no, questo l'ho sbagliato. Ah no, no, non è vero, forse è giusto. Questo lo mettiamo qui. Questo lo rimettiamo qui. Perfetto, perfetto, è giusto, è giusto. E infine, tac. Quello probabilmente è un equipaggiamento. La prima cesta era quella semplice, questa era quella un po' più complessa. Che bello che questi giochi erano veramente completi a modo loro. Veramente, ti facevano apprezzare tutto.
una veste ninja. 280, la madonna. Saresti più veloce di Ivan. Se io ti do questo e il cappuccio ninja lo diamo a Ivan, 284, però perderebbe 2 di difesa. 2 di difesa è accettabile. Ok, abbiamo riequilibrato il tutto. Comunque dobbiamo risistemare di nuovo i legnetti ora. Dobbiamo quindi arrivare qui. Questo vuol dire spostare questo qui. Questo lo spostiamo in alto. Questo qui ora lo rispostiamo dove era prima. Tac. E infine, ecco fatto. Semplice, semplice. Richiudiamo l'acqua e passiamo dall'altra parte. Ecco fatto. Cesta. Una pozione, wow. E usciamo da quest'altra grotta. Riapriamo lo shortcut. Ecco fatto. E torniamo di sotto. Chi è il mio prossimo avversario? Due chimere. Perfetto. La cosa non mi spaventa, anche perché ho grande impatto dalla mia parte. Plic. Se troviamo un altro oggetto che aumenta la quantità di punti vita, lo diamo a Mia. Almeno la portiamo sui 400 come tutti gli altri. Eruzione è stata un filo buttata lì, eh. Balzo letale. Grande impatto, che così chiudiamo la questione molto velocemente. Mia purtroppo a livello di danno fa veramente poco. O cerco di rielaborare la sua classe, o la teniamo come support e la teniamo sempre in difesa, ma sarebbe mezzo spreco così, eh. Sarebbe un turno perso per nulla. Sarebbe veramente un turno sprecato per niente. Uno e due. In teoria dovremmo esserci adesso. Dovremmo essere riusciti ad ucciderli. No, manca ancora un pochino. Peccato. Wow, bel colpo. Uno, due, tre e quattro. Dai, Ivan, un colpo critico quando serve. Vedo che comunque stanno iniziando ad essere belli pieni di vita i nostri nemici, eh. Mancava un colpettino. Ok. Ah, no, questo bisogna... Che è successo? Perché ho preso danno? Sei avvelenato, Gar. Ah, veleno, scusami. Tieni, non pensavo. Non pensavo ti avessi colpito. Spostiamo questo più in qua. Ecco qui. Poi vediamo, vediamo, vediamo. Qui dobbiamo fare un po' di giochino con lo spostamento. Tac. E spostiamo anche questo indietro. Poi non mi sembra che c'è nient'altro che possiamo fare adesso. Non in questa zona perlomeno. Qui non si passa. Ecco fatto. Un elisir. Wow, che bello. Si scende e si risale e basta. Ma c'è qualcosa qui in fondo? Certo che c'è qualcosa qui in fondo. Il problema è come lo fermo? Intanto spostiamo questo qua sotto. Poi ce ne occupiamo. Dunque. La realtà è, come faccio ad arrivare a quella cesta spostando questo? E quello, come lo spostiamo? Bella domanda. Iniziamo congelando l'acqua intanto. Tac. Spostiamo il nostro amico e lo mandiamo dall'altro lato, non prima di esserci passati noi però, aspetta. Tac. Ecco fatto. Sono quegli enigmi stupidini che ti fregano per il niente. Come passo da quella parte? E vedi, stupidini, ma poi ti fregano con un niente. Andiamo quindi prima di qua. Ecco fatto. 666 monete, certo. Oh, ma guarda, stai scappando, vedo. Spostiamo
questo da questa parte e scendendo con la scala riusciremo a prendere quella cesta. In teoria il Digin adesso dovrebbe essere fermo, quindi andiamo a controllare. L'ascia demoniaca. Eccolo qui, uno degli oggetti che non dobbiamo toccare. Certo, quel bonus di attacco, non è per nulla male, vedo. Ma chiaramente, già dal nome dovremmo intuire qualcosina. Resta fermo lì, tu. Smettila di scappare, per favore. Oh, ma guarda. Siamo ad un impasse. Peccato che per te io possieda questa abilità. Oh no, sono stato bloccato. Ora vengo assorbito. Bulbo. Che cosa fai? Attacca con veleno naturale. Allora, piazziamolo e lo diamo al nostro neo arrivato samurai. Si abbassa l'agilità, come avevamo già detto in precedenza, ma rimane sempre al 203, che comunque... Perfetto, ci rimane solo un Digin mancante, che è quello di vento. Spostiamo questo come abbiamo fatto prima e a questo giro risaliamo di qua. Era veramente una stupidata e mi sono complicato la vita per nulla. Ecco qua. Vabbè, è comunque un premio. Proseguiamo. Scendiamo sempre più in fondo. Chi è il mio nemico? Delle terre acertole. Ok. Vediamo se... è vero, tu non hai più balzo letale. Qua adesso è da... Tu come su tutti? Oh, magi scudo, resistenza agli elementi. Il samurai è buono allora. Dunque... Vediamo quanto fa Dragonube di danno. Sono curioso. Tu intanto aumenta l'attacco a tutti e tu fai del tuo meglio. Vediamo, 48 e 46. Balzo letale. Madam. 248. Ok, ma qua è colpa mia che probabilmente è resistente lui, essendo terra certola. Vediamo. Ok, se la prendono con Ivan, con anche con Garrett, volevo dire. Dunque, quindi, la nube di drago, no. Proviamo questa qui, riproviamo grande impatto e tu per favore cura tutti. Vediamo quanto facciamo adesso. 300? 277. Buio demone invece... 25-33. Ah, che dolore. Che dolore quei danni. Fanno male all'anima vedere quei danni. Fanno veramente schifo. Questo giro balzo letale lo facciamo di qua. Proviamo. Ma tutto questo alla fine lo sto facendo per vedere quanti danni facciamo. Proviamo lava. Tu continua a grandi impattare. E tu per favore continua a curare il gruppo. Vediamo. 200, 305. Ora. Garrett, mi sa che a livello magico abbiamo perso un bel po' di danni qui, eh. Abbiamo perso un bel po' di danni. Proviamo con un attacco normale intanto. Balzo letale su questo, attacchiamo e tu con... Ci conviene curarci e cura anche tu, per favore. Ecco, fatto. In realtà non serviva mia, però. Ok. 234 con un attacco fisico, dai, non è male. Poteva andare nettamente peggio. Benissimo. 1, 2, 3 e 4. Sai che per un attimo ho pensato l'avrebbe uccisa Ivan? Però ste terra certole! A livello di difesa vedo che ve la cavate, Stronzette. Tu per favore cura tutta la squadra.
Oh, e finalmente è andata. Tac 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 tac. E Madonna, quanto ti sta bene che sei ancora paralizzata. Addio. Quante linfe vitali siamo? 14. Questo giro invece che cosa dobbiamo fare? Proseguiamo allora. Qua bisogna salire. Ok, non sei da levitare, ma puoi essere spostato. Ho raggiunto un impasse. Non posso passare. Non posso passare perché molto probabilmente mi manca l'abilità per spostare questi cosi. Perché in teoria vanno dentro questi buchi. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo che mi mancasse qualcosa. In parte in realtà non mi dispiace, perché così posso un attimo tornare indietro e sistemarmi. Vendere tutta la roba che non ci serve, per esempio. Ma soprattutto andare un attimo al faro. Tanto fino adesso il settimo piano l'abbiamo sbloccato. L'ultimo digin di terra l'abbiamo ottenuto. Siamo tutti che contenti fino ad adesso. Va bene, va bene. Non mi aspettavo tutto questo, ma abbiamo comunque raggiunto un obiettivo. Come vedete qua, il nostro amico Tornado rimane fermo. Noi potremmo continuare a combattere con lui volendo per aumentare un po' il nostro livello. Per il momento faremo ovviamente la cosa più utile. Ci facciamo riteletrasportare indietro e ci avviamo verso il faro.